intervista con la Titanus, con il dottor Agostino Lombardo, che è stato il mio primo produttore e al quale devo tutto, insomma, il senso della mia gratitudine per lui non sarà mai abbastanza. Però, siccome si trattava di un film complesso, con molti effetti speciali di scena, molta azione, e quindi è un film rispetto a quelli che erano i canoni tradizionali dell'opera prima, era molto più costoso di una canonica opera prima. Lui mi disse: guarda, se lo vogliamo fare, devi accettare di fare una doppia versione, quella per il cinema e una versione più lunga per la televisione. E io accettai. Addirittura mi ricordo che anziché pensare di girare un racconto lungo dal quale poi estrarre la versione per il cinema, io scrissi proprio le due sceneggiature separate, quella della versione per il cinema e quella delle cinque puntate televisive di un'ora ciascuna, in modo che avessero una unità narrativa differenziata e che non fosse l'uno la sintesi dell'altro soltanto. Goffredo fu contento e realizzammo questo progetto. Il film uscì, la versione televisiva, io arrivai a mixarla e a consegnarla. Dopodiché questa versione a puntate sparì, probabilmente a seguito del fatto che il film, nella sua prima uscita, ebbe una vita molto sofferta, perché fu querelato, fu ultraquerelato, insomma ci furono un sacco di problemi, perché un film scottante all'epoca, credo ancora oggi, ma all'epoca in modo particolare. E quindi questa, non si pensò alla messa in onda, dopo di che queste puntate andarono smarrite, non si sono mai trovate. In 36 anni le abbiamo cercate tante volte, ci siamo chiesti tante volte. Adesso loro, in questa fase di ripresa dell'attività della Titanus, rimesso da cima a fondo i loro magazzini, e queste puntate sono venute fuori. E quindi Guido Lombardo e il suo nuovo staff mi hanno chiesto di non di rimetterci l'immagine, il montaggio rimarrà quello, ma ovviamente di procedere con una color correction adeguata a quelle che le norme della tecnologia moderna ci permettono, in una bella correction nuova, e di rimettere le mani al suono, che ovviamente all'epoca era rigorosamente mono. Cercheremo di migliorare la qualità del suono allargandolo, stiamo cercando anche le colonne separate, alcune le abbiamo già trovate, alcune le stiamo ancora cercando. Insomma, un lavoro a metà strada tra il restauro e la riedizione di un progetto che esiste, ma che nessuno ha mai visto. Quindi sono molto contento, sono grato a Guido, a Stefano, a tutto lo staff di Titanus, di darvi l'opportunità di ridare vita a un progetto che questa vita poi non aveva avuto modo di viverlo. Grazie.